Ok, buon pomeriggio. Allora, buon pomeriggio a te Jacopo e a tutti i telespettatori del TG6. Come hai detto, giustamente questa mattina c'è stata l'inaugurazione della nuova sede regionale qui all'aeroporto di Pescara del Soccorso Alpino e Speleologico regionale. Abbiamo in compagnia con noi il presidente proprio regionale, il Daniele Perilli. Presidente, allora, presidente, com'è stata questa mattinata? Una mattinata di soddisfazione per questa nuova sede? Sicuramente è stata una mattinata molto importante, siamo totalmente soddisfatti per la partecipazione delle persone. Questo è un passo molto importante per il Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo, in quanto finalmente abbiamo una sede nostra, una sede di riferimento, sarà una sede di aggregazione per riunirci sempre di più e prepararci alle nuove sfide per salvare le persone infortunate in montagna. Ecco, questa mattina è intervenuto anche il presidente nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Maurizio Dell'Antonio, che ha detto come questa sede deve essere la casa del soccorso alpino. Ecco, per organizzarsi tutti i giorni, tutti insieme, così da essere efficienti al 100% in caso di emergenza. Certo, questa è la casa del Soccorso Alpino perché questo è il nostro punto di ritrovo, il nostro cuore. Praticamente da qui partono tutte quante le formazioni, le informazioni, l'addestramento, tutto. Quindi questo è il cuore pulsante del Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo. E allora prego la regia di mandare il contributo sulle parole dette questa mattina da Maurizio Dell'Antonio, presidente nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Regia. Guardate che perdere la vita, non è retorica, perdere la vita per aiutare gli altri è una cosa importante, una cosa che poi dà una tristezza a chi rimane molto duratura nel tempo. Noi siamo sempre vicini a queste famiglie, lo dobbiamo fare perché lo meritano e siamo vicini anche nel ricordo ai familiari loro che hanno perso la vita durante l'operazione di soccorso. Ecco, per voi nel vostro lavoro che cosa è fondamentale? Fondamentale la preparazione, fondamentale la motivazione. Come abbiamo detto, fare del volontariato non è una cosa leggera. Poi è un volontariato importante questo, è un volontariato che ti espone a parte a rischi ma anche a tante responsabilità. C'è volontariato, volontariato voglio dire, no? Da parte nostra continuiamo ad investire tanti, tanti denari che lo Stato ci dà fortunatamente in formazione, in dotazioni. Oggi abbiamo visto, no? Qualche dotazione che è arrivata finanziata dalla Protezione Civile Nazionale, dal Dipartimento. Per cui continuiamo così e mettiamo in condizioni i nostri a operare anche meglio con più sicurezza. Manca ancora una geolocalizzazione completa della Nazione Italia. Ma in realtà c'è. Noi abbiamo la nostra, per dire, no? La nostra conosciuta app GeoResc. Noi abbiamo una centrale operativa in Sardegna, a Sassari, H24 365 giorni all'anno, che risponde appunto immediatamente alla chiamata di allerta di un abbonato nostro. Abbonati, ricordo, abbonamento che è gratuito per tutti i soci CAI. Allora abbiamo sentito le parole del Presidente nazionale che parlava del ricordo di tutti i volontari che hanno perso la vita per le fasi di soccorso e allora proprio questo chiediamo al Presidente regionale, voi siete dei volontari Presidente, però bisogna correre sempre da tutte le parti anche col rischio di rimetterci la vita. Certo, noi siamo volontari perché ognuno di noi ha proprio lavoro, chiaramente, però facciamo parte di un corpo dove noi svolgiamo un'attività molto importante in quanto andiamo a salvare le persone che sono in difficoltà in montagna. E chiaramente purtroppo negli anni qualcuno di noi ha perso la propria vita per fare questa cosa. Il nostro sicuramente è un gesto molto nobile perché noi lavoriamo, ci prepariamo e ci formiamo per salvare le persone che si trovano in difficoltà. Presidente, questa mattina all'inaugurazione è intervenuto anche il Dipartimento della Sanità della Regione Abruzzo con il direttore Claudio Damario, ha parlato di questa sinergia che c'è tra voi e il 118, il soccorso in volo, perché ha spiegato che un vostro componente è sempre presente quando c'è un'emergenza e si chiama l'elisoccorso. Allora Claudio Damario l'abbiamo ascoltato, andiamo a sentire le sue parole e poi torniamo qui in diretta dall'aeroporto di Pescara.
è molto importante avere l'addestramento giusto, la formazione, gli uomini, i mezzi per far fronte a questa tipologia di emergenza, che come sappiamo tenderanno ad aumentare proprio perché soprattutto da quest'anno la montagna riprenderà un ruolo importante dal punto di vista turistico e sarà una meta molto desiderata. Quindi la montagna uguale sicurezza, dobbiamo pensare anche a creare dei protocolli estesi a livello regionale proprio per sinergizzare la salute, le forze dell'ordine, questa esperienza importante del soccorso alpino e soprattutto investire moltissimo in sicurezza, in formazione, in istruzione non solo degli addetti ai lavori ma anche dell'utente, perché spesso molti di questi incidenti gravi si verificano per carenza di istruzione e formazione dell'utente che si reca in montagna senza conoscere bene alcuni rischi che sono tipici di questa realtà. Quindi tantissima importanza dovremo dare anche alla formazione dei gestori degli impianti, come nel caso ad esempio delle piste da sci. Noi sappiamo che purtroppo in Italia c'è un aumento di gravissimi incidenti sulle piste da sci, perché molte piste non sono ben segnalate, perché spesso anche vedere nel maestro di sci anche il formatore di queste persone che vanno in montagna. Quindi tanta sinergia, tanti investimenti in formazione e tanti ringraziamenti al soccorso alpino abruzzese che oggi inaugura una bellissima sede e con i quali si dovrà fare un discorso di grande integrazione col 118 Sanità Abruzzo e con l'elisoccorso che proprio perché insieme possono garantire quei tempi giusti per salvare la vita alle persone, anche perché sia le linee guida nazionali che internazionali ci fanno capire che nei primi 30 minuti del soccorso si decide il destino della persona, del paziente. Ed ecco, come ha detto il direttore del Dipartimento Sanità Claudio Damario, la montagna quest'estate tornerà in auge, tornerà ad essere visitata da molti turisti. Come è importante essere preparati e equipaggiati? Ecco, diamo delle linee guida importanti e sensibilizziamo le persone che ci vedono da casa. Allora, andare in montagna è sicuramente molto bello e noi consigliamo a tutti di andare in montagna, anche perché noi abbiamo un territorio che è bellissimo, che tutti ci invidiano. Però giustamente andare in montagna bisogna essere preparati, informati e addestrati. Quando si parte da casa bisogna sempre dire dove si va e più o meno a che ora si intende rientrare. Ma soprattutto in montagna, se uno non è all'altezza, bisogna affidarsi a persone che sono capaci di accompagnarci. Quindi esistono le sezioni del Club Alpino Italiano, esistono le guide alpine, esistono gli accompagnatori di media montagna. Sono tutte persone qualificate per aiutarci ad apprezzare il nostro territorio. Ecco, andare in gruppo è importante, abbiamo capito, ma anche equipaggiarsi è importante. È difficile andare in montagna con la classica scarpetta da tennis rispetto a una scarpa adatta per l'arrampicata o per la semplice camminata. Sicuramente sì, in montagna bisogna andare ben equipaggiati, anche perché in montagna il tempo può avere un cambiamento repentino e quindi trovarsi da una tipica giornata estiva con una temperatura molto alta a una tipica giornata anche invernale con una temperatura molto bassa. Quindi bisogna attrezzarsi, è per questo che esistono dei corsi di formazione anche all'interno delle sezioni del Club Alpino Italiano che aiutano il fruitore a capire come si affronta la montagna nel miglior modo possibile. Ecco, prima di chiudere ricordiamo che c'è anche un'applicazione ormai da anni che è possibile scaricare dove ci sono tutti i percorsi di montagna e questa applicazione serve anche a geolocalizzare la posizione anche in caso di pericolo. Certo, un'applicazione che si può scaricare tranquillamente sul telefonino che si chiama GeoResc, che è totalmente gratuita per i soci del Club Alpino Italiano e che altrimenti anche le altre persone possono fruire pagando un piccolo canone. Questo ci permette di tracciare la nostra escursione in montagna. Chiaramente dove il telefonino non prende la localizzazione non c'è, però è anche vero che è utile perché l'ultimo segnale positivo restringe sicuramente il campo di ricerca dell'infortunato.